Rieccoci nell'angolo di Windows con un nuovo video sul videogioco Trackmania. Più precisamente, questo è angolo del gaming. Stiamo caricando il videogioco, penso. Eccolo. Benissimo, si sta avviando. Cosa facciamo oggi? Il gamepad sta funzionando. Allora, Summer 2020 fatta. Lasciamo stare. Vorrei provare. Allora, Summer 2020. Partecipiamo. Rivedremo le stesse partite, ma questa volta siamo contro avversari veri. Dovrebbero proprio comparire sullo schermo. Penso che faremo un'oretta di registrazione. Quindi con sfidanti veri sarà ancora più complicato. Non è vero, perché siamo sempre noi e basta. Le macchine non si toccano. Devo solo adesso ricordarmi i tasti. Che bello! Non mi ricordo più. Certo che guidare con il gamepad è diverso rispetto alla tastiera. Che bello! Sì, perché ho un giro del differente. Oh! La risposta del volante virtuale è differente rispetto alla tastiera. Trentacinquesimo posto, vai. Dovrei provare a spostarmi sulla tastiera, forse. Vediamo cosa succede se uso la tastiera. Forse è più facile con la tastiera. Sì, questa curva si affronta meglio con la tastiera. Sì. Anche se tende a laggare di più usando la tastiera. No, è scaduto il tempo. E io stavo per arrivare al traguardo per la seconda volta. Va bene, mi rifaccio alla prossima. Sono arrivato a 37esimo. Come si va avanti? Va tutto in automatico? Volevo vedere la classifica, ma va bene. Questa è la prima volta che gareggiamo contro avversari in questo modo.
anche l'altra volta c'era scritto avversari, ma era un po' differente perché gli avversari in realtà non c'erano sullo schermo. Erano giusto i tempi e cercavamo di battere i tempi. Stavolta invece tutto realistico, un po' più realistico in gara. Però perché non vedo gli altri? Ah, ecco, che mi stanno sorpassando. Devo stare più attento in quella, in quel salto. Ho preso male la salita, però dai. Sesto posto, ottimo. Beh, perché non funziona più? Non so cosa sia successo, ma si era disattivato tutto. Ho migliorato il tempo, però sono in una posizione, perché nel frattempo qualcun altro mi aveva raggiunto. Oh, medaglia d'argento. L'ho combinato qua. Adesso è il mega salto. Ho perso un sacco di tempo. Ma si può fare una cosa del genere? Non ho il tempo. È scaduto. Io gestione server, vota per via via, vota per giocare la prossima, vai alla vista map, copia indirizzo server, vota per impostazioni e modalità.
spettatore. No, no. Basta così. Questo Bitsaver di nuovo ha vinto. Deve essere bravo questo. Fine, sono arrivato 14°. Club presto in arrivo. Qualcuno di quelli da club. Ubisoft, Nateo, Grand League, questo è il finale. Ma noi partiremo da dove? Da qua giù? Dobbiamo fare un bel po' di giri adesso. Non capisco perché, ma alla partenza c'è questo bug. Continuo a domandarmi se sia ancora una beta o se sia davvero il gioco completo. Scusa, ma ti sorpasso. Certe curve sono difficili rispetto ad altre. Ottava posizione, nuova medaglia argento, nuovo tempo, record personale. E sono già decimo. Vediamo se funziona, sì. Allora, se uso il mouse sulla classifica probabilmente si disattiveranno i comandi della tastiera. Forse... Oh, ho migliorato il tempo già. Si è bloccata la macchina. No, ma voglio ricominciare. Dovrei migliorare di altri 5 secondi il mio tempo. Non so se ci riuscirò. L'ho peggiorato. Oh, questa volta non è Bita in prima posizione. Ottimo. Ti sei rovesciato. Stavo per volare. Devo concentrarmi di più, forse. E ne ho sbagliato una dietro l'altra. Avrei migliorato di 3 secondi, giusto bene. Ho sicuramente migliorato il mio tempo, passando in 20ª posizione adesso. Ultimo tentativo.
Però sta andando contro mano. Dove sono finito? Ecco perché andava contro mano. Va bene. Vediamo cosa succede qua dietro. Attacca forte in set. Sono arrivato 22esimo questa volta. Club presto in arrivo. Ah, non c'è. No, non riesco a capire allora cosa significa. Questo è quello complicato. Vediamo che tracciato ci capita adesso. È lasciato il tempo perché tutti possano caricare il tracciato, da quel che ho capito. Ricominciamo. Non mi ricordavo più cosa dovevo fare là. Settimo posto. Mi sono ricordato all'ultimo come si doveva risolvere. Ho già ottavo sono. E basta che qualcuno abbia visto come avevo fatto io. Stavo migliorando il tempo nella prima fase, ma poi
Il problema è questo tratto. E poi questo salto. Che ho preso male. Qui perdo tempo, ma credo un po' tutti. Io ho migliorato ancora una volta il mio tempo. Finisce qui, dai. 18ª posizione, almeno per... Dai che arrivo, 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 arrivo! Uno ha vinto. Questa è difficilissima. Siamo in piena estate, cosa ci fanno fare? Nella Summer 2020 ci fanno gareggiare sulla neve. Ma dai. Che confusione! Quante macchine! E adesso c'è il tratto difficilissimo. Ok, ci siamo, l'altra strettoia, chissà se sale. Che posizione? 14esimo, tutto sommato, tutto sottratto. Tutto diviso e tutto moltiplicato.
Adesso un po' di concentrazione qua. Bella concentrazione in quel volo. Adesso su, veloce, veloce. Vai, 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 vai. Beh, una quindicina di secondi di sta da me stesso è ottima. Sembra 17esimo, mi pare anche prima. Il tempo potrebbe essere ancora migliorato. Passando la parte ghiacciata alla prima, non alla seconda, dopo due o tre tentativi. Ma non così. Beh, che sta succedendo? Ho perso il controllo. E mi sa che questo è l'ultimo tentativo, allora. Io ho perso un sacco di tempo qua. Oh, poveretto, ha rovesciato la macchina. L'ho presa male e niente. Il secondo slalom difficile. Motore spento, so. E devo capire il punto preciso in cui fare ogni cosa qua. Sono più lento rispetto alle altre volte. No. È finito il tempo. Oh, 11, 111 ha vinto di nuovo. Io direi a questo punto di... Come si esce da questa... Da qua, ecco, esci, abbandona. Io direi che possiamo lasciare qua. E rivederci a un prossimo video, dai. Ciao a tutti.